Elemento SCP-682. Classe dell'oggetto Keter. Procedure speciali di contenimento. SCP-682 deve essere distrutto il prima possibile. Ad oggi, nessuno strumento a disposizione dei team SCP si è dimostrato in grado di distruggere SCP-682, riuscendo solo a causargli enormi danni fisici. SCP-682 deve essere contenuto in una camera di dimensioni 5 m x 5x5, rivestita in tutte le superfici interne con 25 cm di acciaio resistente all'acido. La camera di contenimento deve essere riempita con acido cloridrico fino al punto in cui SCP-682 non è completamente sommerso e incapacitato. Qualsiasi tentativo di SCP-682 di muoversi, parlare o violare il contenimento deve essere affrontato immediatamente e con massimo pregiudizio, utilizzando tutti i mezzi possibili. Al personale è proibito parlare con SCP-682 in modo da non provocargli reazioni di rabbia. Tutto il personale non autorizzato che provi a comunicare con SCP-682 dovrà essere immobilizzato e rimosso con la forza. A causa dei suoi frequenti tentativi di violare il contenimento, le difficoltà nel controllarlo e incapacitarlo e l'alto rischio posto alla segretezza della Fondazione, SCP-682 deve essere contenuto nel sito redatto. La Fondazione userà al meglio le sue risorse per mantenere tutto lo spazio entro 50 km libero dallo sviluppo umano. Descrizione. SCP-682 è un'enorme creatura di origini sconosciute, vagamente simile ad un rettile. Sembra essere estremamente intelligente ed è stata osservata intraprendere una complessa interazione con SCP-079 durante il poco tempo in cui sono stati a contatto. SCP-682 sembra serbare odio profondo verso tutte le creature viventi. Questo è stato espresso in diverse interviste durante il contenimento. Vedi Addendum 682B. È stato osservato che SCP-682 possiede forza, velocità e riflessi estremamente alti, nonostante l'esatto livello varia a seconda della sua forma. La struttura fisica di SCP-682 cresce e cambia molto velocemente, aumentando o diminuendo di dimensioni quando consuma o espelle materiale. SCP-682 guadagna energia da qualunque cosa ingerisca, organico o inorganico. La digestione sembra essere aiutata da una serie di branchie di filtraggio all'interno delle narici di SCP-682, che sono in grado di isolare la materia utile da qualsiasi soluzione liquida, permettendogli di rigenerarsi costantemente dall'acido in cui è contenuto. Le capacità rigenerative e la resistenza di SCP-682 sono sconcertanti. SCP-682 è stato osservato muoversi e parlare con l'87% del corpo distrutto o decomposto. In caso di violazione del contenimento, SCP-682 deve essere rintracciato e ricatturato da tutte le unità disponibili delle squadre speciali mobili e da nessun team con meno di 7 membri è consentito attaccare il soggetto. Ad oggi, in data censurato, le violazioni del contenimento tentate sono state 17, mentre i tentativi di fuga riusciti sono 6. Vedi l'addendum 682D. Addendum 682B. Parte della trascrizione della registrazione censurato. Inizio registrazione. L'estratto parte da 21 minuti 52 secondi. Dimmi, ora, perché hai ucciso quei contadini? Nessun tipo di comunicazione verbale da SCP-682. Se non parli ora, concluderemo questo esperimento e ti riporteremo nel... Incomprensibile. Chiedo scusa? Fa segno di avvicinare di più il microfono. Incomprensibile. Parla più forte. Avvicina il microfono. Erano... Incomprensibile. Quel microfono non ce la fa se stai così lontano. Avvicinalo di più a quella cosa. La sua gola è distrutta, la guardi. Non riuscirà a parlare. Rantoli e urla. Erano... disgustosi. Il dottore si ritira dalla stanza. Fine registrazione. Addendum 682D. Tentativi di fuga di SCP-682. Primo evento, data censurato. Gestito da agente censurato e agente censurato, KIA. Personale D-129, KIA. Personale D-027, KIA. Personale D-173, KIA. Personale D-200, KIA. Personale D-193, KIA. Secondo evento, data
censurato. Gestito da agente censurato. Agente censurato. Dottor censurato. Personale D-124. Personale D-137 KIA. Personale D-201 KIA. Personale D-202 KIA. Personale D-203 KIA. Terzo evento. Data censurato. Gestito da agente censurato. Sergente censurato. Agente censurato. Agente censurato KIA. Personale D-18 KIA. Personale D-211 KIA. Personale D-216. Quarto evento. Data censurato. Gestito da agente censurato. Sergente censurato. Tenente censurato. Private censurato. Private censurato. Tenente censurato. Sergente censurato KIA. Colonnello censurato KIA. Private KIA censurato. Private censurato KIA. Agente censurato KIA. Quinto evento. Data censurato. Gestito da personale D-221. Agente censurato KIA. Agente censurato KIA. Agente censurato KIA. Personale D-28 KIA. Personale D-111 KIA. Personale D-281 KIA. Personale D-209 KIA. Sesto evento. Data censurato. Gestito da agente censurato. Agente censurato. Personale D-291 MIA. Agente censurato KIA. Agente censurato KIA. Personale D-299 KIA. Personale D-277 KIA. Personale D-278 KIA. Personale D-279 KIA. Addendum 682E. Opzioni per la terminazione. Registrazione dell'evento 682E18. Il dottor censurato tenta di usare SCP-409 su SCP-682. Il generale censurato. Il generale censurato e il dottor censurato sono presenti per osservare gli sviluppi. 0400. Esposizione. SCP-682 inizia a lacerarsi nel punto di contatto, causando enormi danni all'area. SCP-682 chiede diverse volte a cosa sia stato esposto. 0800. La cristallizzazione inizia, diffondendosi molto più lentamente del normale. 1200. SCP-682 mostra segni di estremo dolore ed inizia ad avere convulsioni. 1300. La cristallizzazione si ferma dopo aver convertito il 62% del suo corpo. Le aree cristallizzate esplodono, causando enormi traumi fisici a SCP-682. 1400. SCP-682 si riprende dall'esposizione, nonostante la perdita di membra e organi. SCP-682 comincia a rigenerarsi, affermando che avrebbe ucciso e divorato tutto il personale coinvolto nell'evento 682-18. SCP-682 sembra essere ora immune a SCP-409. L'uso di altri oggetti SCP per terminare SCP-682 ora deve essere prima testato su campioni di SCP-682 prima di effettuare test su larga scala. In accordo con le raccomandazioni del dottor censurato, vedi il documento 77B6. Dottor censurato e dottor censurato hanno richiesto il permesso di tentare la terminazione di SCP-682 usando SCP-689. La richiesta sta attualmente aspettando l'autorizzazione dal censurato. È stato inoltre suggerito dal dottor Gears di usare SCP-182 per tentare di comunicare con SCP-682. SCP-182 ha espresso riluttanza a farlo e rifiuta di entrare nell'area di contenimento di SCP-682. Addendum 682F. Registro di terminazione. Registro esperimento T98816 OC108682.